Valdichiana, sono tornata qua al Golf Club Valdichiana per l'ultima lezione, ahimè, di golf con il maestro Riccardo. Ti sono mancata una settimana, Riccardo? Sì, sì. Si è sentita tantissimo la mia mancanza. Allora, oggi, oltre a farci girare per il Golf Club Valdichiana, che ricordiamo che il Golf Club Valdichiana ha 9 buche. Sì, giusto? 9 buche, sì. 9 buche. Abbiamo iniziato dal putt, abbiamo conosciuto il bunker, l'approach, insomma abbiamo conosciuto tutti i punti più importanti di questo sport. E adesso oggi dove ci dirigiamo? Per la felicità del nostro regista, ecco. Dove ci dirigiamo? Allora, siamo alla buca 8. E te deve fare la buca oggi. E oggi io farò buca, ragazzi. Non Quindi, so quanto ci metterò, ma l'altra farò l'altra settimana buca. Ho fatto io la buca. Hai fatto te. Oggi fai te. Oggi per vedere io. Se hai imparato. Sicuramente avrò imparato. Con i miei ferri rosa. Oggi ho i ferri rosa. Sono fantastici. Allora, molto scicchissimi. Mettiamo così. Allora. Non hai ancora la sacca, però no, i ferri sì. Però i ferri sì. La prossima lezione anche la sac, magari il prossimo anno. Vieni con me. Ah, non io non ti faccio. Questo è il ferro 7. Particolarità di questo ferro? Ma per questa distanza è più o meno il ferro che ti devi usare. Okay. E siamo più o meno a 95 metri. Ok. Quindi per te il ferro 7 sarà il bastone ideale. Perfetto. Tieniti la palina, certo, il tee, metto la palina, fai tutto te. Il tee. Siamo un po' più su. Ok, più o meno. Allora, la pallina sopra. Pallina sopra. Ma fai una prova. Impugnatura, ricordiamo, okay. L'impugnatura. Perfetto. Apro il ventile più grande. Brava. Ok. E ora proviamo. E ora proviamo, ragazzi. Non ero ma prova. Anzi, ho palla. Alzo la prestazione. Brava! Troppo fino però, troppo rasoterra. Sì, un pochettino sopra. Dovevo così. Tirare un po' di più un po'. Però ora si riprende il tee. Si riprende il tee. E andiamo avanti. E andiamo avanti. Ora allora, prendiamo il car. Oggi siamo col car. Dov'è la pallina? È qui. Eccola la pallina. Difficile questo tiro. Facciamo questo e poi facciamo tirare. Andiamo sempre con il ferro 7? No, ora andiamo col ferro 9. Con il ferro 9 lo puoi mettere in tasca o a me. Ferro 9 perché? Allora, ferro 9 perché numero 1 la palla è messa molto male. Moltissimo. Cioè vedi che è molto infossata. Quindi prova a schiacciare un po' di più la palla per colpirla da sotto. Ok, devo fare... Fai sempre una prova fuori dalla palla. Prova dall'alto verso il basso. Prova. Ecco. Non mi devo piegare. No, ma bene così. Dai, sto andando, ho imparato. Secondo me ha praticato in Grecia, Ha praticato in Grecia lei. In vacanza ha preso ripetizioni. Vai. Vado, E vai tranquilla. Brava! Sì. Ecco la pallina, l'abbiamo trovata. Valdichiana, abbiamo trovato la pallina. Allora, Riccardo, nel frattempo che noi aspettiamo che i nostri colleghi abbiano finito di fare i loro tiri, okay. 7 puntate, abbiamo registrato 7 lezioni. Ora, al di là della mia bravura indiscussa al golf, perché ovviamente l'avete visto tutti come sono brava a giocare a golf, vogliamo dire, visto che non l'abbiamo mai detto, il golf che sport è? Uno sport di concentrazione, uno sport di calma, ma anche di riflessione? Comunque sì, di molta concentrazione, cioè più che altro, sai, è uno sport alla fine molto divertente, che la gente pensa che è uno sport noioso, da vecchi, così, ma non è.
Però guarda, cioè ti diverti, basta, poi sei in un posto meraviglioso, bellissimo. Ti cioè è veramente è una giornata. Io non mi vorrei sbilanciare, ma sembra quasi di non stare in Val di Chiana quando vieni qui al Golf Club, perché veramente esci da quello che è la consuetudine del nostro fantastico territorio, però allo stesso tempo puoi godere di tutti i sapori, i colori di quello che regala la Val di Chiana. Detto questo, vai. Ferro 9. Andiamo in buca. E andiamo. Andiamo. Allora, fai sempre una prova prima. Andiamo, è una parolona, però insomma. Però... Ah, adesso la devo un po' alzare, giusto? Sì, brava. Guarda sempre la palla, non guardare il bastone. Ok, bravissima. Ok. È andata. Andiamo. E via. Proviamo. Andiamo. Brava. L'ho alzata, ragazzi. Bravissima! Questa era bellissima! Da due bunker! E per fortuna non è andata nel bunker, Valdichiana! Ora facciamo una cosa! Caviamo ferro? No, facciamo sempre con il 9, sempre però con il ferro 9. Ora il approach. Oh. Ti ricordi quello che abbiamo fatto vicino al green, che poi è un approccino corto? Sì. Lo facciamo uguale. Okay. Proviamo? Ok, proviamo. Vai. Vado io? L'approach, ho migliorato l'approach, Valdichiana. La Grecia, mi ha fatto bene la Grecia. Sì. Adesso dobbiamo andare veramente in buca. Col eh? Patto ora. Oh, sì, andiamo con il patto. Con il patto. Ho preso il patto. Il patto. Il patto. E faremo sicuramente buca. Alza la prestazione. Aspetta, si toglie la bandiera. Ah, oh, è vero, perché sennò ci danno le penalità. Bravissima. Si togli la bandiera, si mette la bandiera fuori. Fuori. Noi ci sistemiamo. Cerchiamo okay. di metterci in direzione. Ok. Così. Okay. Ok. E vado sempre piano. Piano. Vicino ma non con. Adesso buca, ragazzi. Adesso buca, eh. Buchissimo ora, eh. Proviamo, proviamo. Quasi. Quasi, va bene, finiamola. Finiamola, finiamola. Grazie. La mia ultima buca, Valdichiana, la mia ultima buca. No, la prima buca. La prima buca, capito? Ma l'ultima di questa, di questo ciclo di lezioni. Allora, Riccardo, non ti dico di darmi il giudizio perché lo so che saresti severo, il giudizio lo lasciamo dare ai nostri social spettatori della Valdichiana. Quindi dobbiamo salutare. Sì. Noi ti ringraziamo a nome di tutta la redazione per averci insegnato a giocare a golf, non solo a me ma anche a tantissimi spettatori che ci guardano e che ci stanno chiedendo informazioni del golf, no, del Golf piacere. Club. E com'è stata questa esperienza per guarda, te? Per me è bellissima, guarda. Ma comunque sai, io principalmente in questo periodo ho tanti neofiti, quindi sai, è una bella esperienza. Poi a parte che tutti dovevano venire a giocare, giusto, giusto. A cominciare, è un sport bellissimo, sei stata bravissima e quindi e ti aspetto per altre lezioni per dopo, legare, per mi raccomando. Per... Senti, ma io, visti i miei inizi, quando potrò gareggiare? Guarda, di solito, come dicevamo prima, no? Di solito vai 6 mesi, 1 anno ci vuole per divertirti, che poi le gare... Puoi fare comunque anche domani, però certo. All'inizio non è che ti diverti tanto perché ancora non sei... Anche perché fare una fila delle persone dietro non indifferenti. Sì, anche quello, no? Ci mette un po' di tempo. Evitiamo. Però sì, più o meno 6 mesi, 1 anno, quello più o meno la tempistica per cominciare a fare le gare. Allora magari con Giardino Valdichiana e con il maestro Riccardo forse ci rivedremo il prossimo anno, ma non con, ecco, le lezioni. Con le gare. Ci sfidiamo in green, ragazzi. Vai. Ci sfidiamo in green. Va benissimo. A tra pochissimo, ragazzi, ci spostiamo nel Ciao. Nostro salotto per l'ultima puntata di Giardino Valdichiana. Valdichiana, Valdichiana! Una cosa importantissima! Mi sono dimenticata di rimettere la bandierina! Riccardo, perdonami! Adesso abbiamo lasciato il golf, lasciamo il golf come l'abbiamo ritrovato. Perfetto! Estate,
sei calda come il bacio che ho perduto, sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furor. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Stasera sta succedendo di tutto, ragazzi, ma perché? Perché è la nostra ultima puntata qua con Giardino Valdichiana dal Golf Club Valdichiana. Ci dobbiamo scusare, non noi, ma si deve scusare Zuckerberg con voi social spettatori, perché abbiamo visto che ha avuto dei problemi, sicuramente sta facendo qualche sperimentazione sua per potenziare Facebook, e quindi noi abbiamo dovuto ritardare un attimo, ma noi ci siamo intrattenute con Selene, che ci ha cantato e ci ha onorato della sua bellissima voce qua al Golf Club. E ti ringrazio anche tantissimo di essere venuta a trovarci, tu e Roberto Pagani, il pianista di Claudio Baglioni, che ti sostiene nei tuoi vari progetti. Allora, Selene, prima di andare a parlare di questi nuovi progetti, la collaborazione con lui, noi ci siamo lasciate l'anno scorso in un'altra location, sempre l'ultima puntata di Giardino Valdichiana. Ci ritroviamo l'ultima puntata di Giardino Valdichiana. Sei un po' la nostra sigla finale. Ci porti bene per il prossimo anno. E allora, un anno intenso di lavoro, un anno che ti abbiamo visto correre in su e in giù per l'Italia con vari progetti. Com'è cambiata la Selene dall'anno scorso ad oggi, e soprattutto quali progetti hai lavorato durante tutto questo anno? Allora, diciamo innanzitutto grazie veramente al Giardino Valdichiana per nuovamente ospitarmi. Per ospitarmi qua in questa nuova location, che è altresì meravigliosa, direi.
E, beh, è cambiato tanto perché in un anno, diciamo, ho lavorato e sto continuando a fare ricerca soprattutto sui brani. E non è facile, insomma, ne parlavamo prima fuori camera. Non mi mangio il gelato, però, fuori camera, insomma, che apprezzo molto l'evoluzione, ecco, musicale di questi anni, però, ecco, la mia vena artistica mi porta altrove, soprattutto al ricordo della tradizione. Infatti abbiamo presentato insieme a Roberto questa sera Estate, anche l'anno scorso l'ho ripresentato, quindi veramente la sigla finale del Giardino Valdichiana. Porta bene, speriamo di sì. E i miei nuovi progetti mi porteranno a un autunno all'uscita di due nuovi singoli e sui quali sto lavorando già da un anno. E soprattutto, ecco, questi nuovi singoli mi rappresenteranno sia e mi vedranno in un genere, ecco, che ho intrapreso da un anno, perché da un anno che mi occupo di jazz. Infatti tu l'anno scorso hai un po' accennato il fatto di questa cosa, di questa vena jazz che ti è uscita, e come nuovi progetti, insomma. Sì, questa nuova vena, anzi, il jazz è stata, diciamo, l'occasione che mi ha riaperto la musica, perché sai che noi artisti ogni tanto viviamo dei momenti up and down. E la mia difficoltà è soprattutto nel cercare brani che possano rappresentare la mia anima, ecco, quello che ho nel cuore. Senti, e tu con Roberto come vi siete conosciuti? So che vi siete conosciuti nel 2011, sì. Però è molto bella come storia, ci sono molti personaggi del panorama nazionale che entrano, che vi incrociano tra di voi. Eh sì, nel 2011 io sono uscita col mio secondo album, anzi no, era il primo album, 2010, in cui vanto la collaborazione di Alberto Fortis, che ha scritto un brano per me, e questa è stata la motivazione per cui Claudio Baglioni mi ha voluto ospite a Oscià, che è una manifestazione da lui creata e che si tiene a Lampedusa. Ormai, credo, non lo so, insomma, da un paio d'anni, vedi, Roberto annuisce, no? E in quell'occasione io non sapevo che tra i musicisti, perché sono stata accompagnata dalla band storica di Claudio Baglioni, c'era Roberto, che tra l'altro è cortonese. E quindi da lì non solo è nata soprattutto un'amicizia veramente che si estende dal 2011 ad oggi. Non lo so, dopo questa esperienza, Roberto, se continuerai ad essere mio amico. Infatti, volevo proprio andare su Roberto. Allora, la domanda verrebbe spontanea del tipo: com'è collaborare con Claudio Baglioni? Ma no, questa te la tengo dopo, perché com'è collaborare con Selene Lunghella? Questa non me l'aspettavo. No, come ha detto Selene, ormai siamo amici da tanti anni. Prima di tutto siamo amici, ma essendo tutti e due professionisti, comunque c'è anche la volontà di poter realizzare qualcosa insieme, perché non è neanche facile poi avere dei professionisti così vicini, così senza il problema della logistica, che di solito per noi è abbastanza importante, perché magari uno abita a Roma, uno a Milano, certo. Insomma, con Selene abitiamo a 20 km di distanza, quindi questo ci favorisce un po' questa possibilità. Ognuno di noi ha i propri impegni e le proprie cose, ma veramente vorremmo davvero fare qualcosa insieme. Ormai l'ho conosciuta anche vocalmente, so che è una bravissima cantante con molte potenzialità, oltre a quelle del jazz, particolare, molto delicata. A me piace molto la sua voce, il suo modo di interpretare, che è veramente notevole. E chissà, col tempo, adesso vediamo, qualcosa stiamo studiando, vediamo. A questo punto, com'è collaborare con Claudio Baglioni? Questo non te l'aspettavi, di la verità. Ma senti, ti dico che ormai si parla di oltre 15 anni fa, appena entrato lì tutti mi dicevano: ma sta attento, perché è uno pignolissimo, è uno che sta attento a ogni minima virgola, che fra l'altro è la verità, è vero che Claudio è così, però non sapevano che io sono peggio di lui. Sono ancora di più. Quindi io non ho assolutamente mai trovato questa pignoleria così assoluta, proprio perché era nella tua indole. Io sono fatto così, io curo ogni minimo particolare.
il professionista dovrebbe far così, però vi posso garantire che non è così diffusa questa precisione, questa voglia di curare ogni particolare, che poi si riduce a quello, certo. Curare ogni minimo particolare, dal cavo al colore, a qualsiasi cosa, l'aspetto estetico, oltre che quello artistico e professionale. E mi sono trovato veramente sempre bene. Infatti ormai sono 15 anni che questo viaggio, questo sogno continua ancora, e sono molto contento perché è veramente un grande. Ho scoperto un uomo grande e un grande uomo, per parafrasare una sua canzone. Famosissima canzone. Sì. Selena, invece, com'è stato condividere il palco con questi grandi artisti per te? Ma è stato fondamentale, perché pensa che quando sono salita sul palco, e qui mi rifaccio un po' a quello che ha detto Roberto, quando sono salita sul palco di Oscià le prove il pomeriggio, io ero, cioè se uno andasse veramente a vedere la locandina, io ero una sconosciuta, cioè in mezzo ai grandi, Pino Daniele, c'erano i Dicky Poo, la Fiorella Mannoia, quell'anno lì c'erano veramente Claudio stesso, insomma. C'erano i grandi big della musica, e a parte la curiosità, che sono sempre, insomma, da sempre una grande curiosa, però ho scoperto veramente quel pomeriggio di l'umiltà, ecco, di Claudio Baglioni. Io sono salita sul palco, ero la sconosciuta di turno, lui non mi ha trattato differentemente da tutti gli altri ospiti. Cioè mi ha veramente coccolata, e quando sono salita sul palco lui mi guarda e mi fa: scusa la mia band che in una settimana hanno dovuto imparare 60 brani. Se fanno degli errori, quindi immaginati, insomma, per me è stato un grandissimo insegnamento, insomma. Cioè capisci veramente la differenza tra il grande artista e magari un artista un po' più mediocre, ecco. Ecco, dato soprattutto anche dalla sua grandissima esperienza, ma anche dalla sua grandissima umanità, devo dire. E così anche gli altri artisti che ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere Lucio Dalla, Andrea Bocelli, cioè, beh sì, sono stata fortunata. Sei stata fortunata, ma parliamo anche dei tuoi progetti in uscita. Mentre Zuckerberg ci ha combinato questo piccolo scherzetto, noi parlavamo con Selene, e siamo entrati in questo discorso che ormai è un po' il tormentone di tutto Giardino Valdichiana, la musica trap. Perché ormai tutti gli artisti che sono passati per il nostro giardino, trap sì, trap no. Capiamo cosa ne pensi di questa musica, di questo genere musicale. Credo che in generale, ecco, sia divertente, ironica, e soprattutto sono a favore delle sperimentazioni, ecco. Anche perché senza sperimentazioni, che siano belle o brutte, alla fine non ci si evolve nella musica. Ecco, io preferisco proprio come persona rimanere ancorata ancora un po' alla nostra tradizione. Infatti anche la scelta dei brani, anche i miei progetti, ecco, mi portano un po' più a rimanere ancorata a quella che è la nostra cultura, quindi italiana. Però sono la seconda volta che mi mangio... Si vuole portare il microfono! È la seconda volta che mi mangio il gelato, quindi... Scusa, il nostro regista abbastanza. Quindi sì, sono assolutamente favorevole. Roberto, allora abbiamo parlato della trap, hai speso belle parole per Selene. Cosa ne pensi della scena musicale italiana attualmente? Posso esprimere un'espressione? Non sia colorita, come vuoi. Non stiamo vivendo un bel momento, non mi piace, sentendo anche i miei colleghi, siamo tutti ottimisti, sì, nello sperare che qualcosa cambi, che si sviluppi in un altro modo, però il momento non è bello. Non è bello perché mancano le idee, non ci sono le idee, le produzioni che ci sono, mi perdonino tanta gente che ci lavora, per carità, anch'io ci lavoro, in certi tipi di produzioni che sei quasi costretto a fare, però non sono così tanto valide artisticamente, quindi per lavoro, per professione le facciamo, ma l'arte è un'altra cosa, quindi la musica non dovrebbe allontanarsi tanto
dall'arte, perché è un'arte, è la prima delle arti. Come ha detto il nostro grande Don Alvaro, è l'unica arte ammessa in paradiso, ci sarà un motivo. No, per questo. E effettivamente diventa un po' problematico. Io faccio così, colgo l'occasione per lanciare un augurio di un futuro migliore dal punto di vista musicale, artistico, per tutta l'Italia e per tutto il mondo. Allora, brevissimamente, progetti, hai detto due singoli in uscita, sì. Ma prima di salutarci, ovviamente in musica, qualcosina ci puoi svelare? Sì, allora, c'è un progetto, una canzone scritta a sei mani, tra l'altro con Daria Tanasenko e Sara Lucaroni, e progetto molto simpatico, il primo, diciamo, sperimentale che mi ha visto anche come autrice del testo e della musica. E la canzone si chiama Il tempo che sarà. E poi una canzone invece territoriale dedicata al Montagnata, in particolare, quindi al Montagnata e poi alla Madre Terra. È perché è tutto un progetto, diciamo, poi magari ne parliamo quando esce, mi farebbe piacere venire vostra ospite nuovamente, insomma, sì. Sì. Se non mi mangio di nuovo il microfono. Se ci lascia il microfono, magari la rilasciamo. Se mi lascia il microfono. E un progetto dedicato al Montagnata, sarà una canzone che entrerà a far parte di una compilation. E la canzone si chiama Sweet Mountain. Una canzone, testo in italiano, insomma, italiano ed inglese, dedicato alla montagna. Ecco, vi lascio con questa curiosità. Mentre Roberto, qualche progetto tuo personale o al di là dei progetti con Seleni? Sì, ci sono molti progetti, come quello per esempio di fare un disco mio, ma il progetto c'è da diversi anni e ho già cominciato a lavorare, solo che purtroppo sinceramente lavoro così tanto che viene sempre in qualche modo un po' accantonato, sperando poi di riprenderlo, non morirà e prima o poi riuscirò a finirlo, ma è comunque, ci vuole tanto tempo e lavoro tantissimo. Adesso ripartiamo, dopo il 20 ripartiamo con Claudio, con questo mega tour che saranno i 50 anni di festeggiamento della sua carriera, con questo tour che si chiama Al Centro, dove ci sarà appunto il palco al centro, nei palazzetti, nella location, che è una particolarità, una prerogativa sua, ad avere il palco al centro, che non è per niente simpatico per chi ci suona. E allora ringraziamo Selene, ringraziamo Roberto, chiudiamo in musica, che ci canterai? Una canzone del 1900, per rimanere in tema, Ite vorrei avasà. A voi la scena e grazie di essere stati ospiti qua a Giardino Val di Chiana. Grazie.
fermo e rosa mia, e torna su una piana, mentre io guardo incantato, sto soccorallino e con altri ospiti qua. Ancora in diretta qua dal Golf Club Valdichiana, questa sera i tempi si allungano, ma perché in realtà Zuckerberg ci sta facendo degli scherzi, perché così Giardino Valdichiana dura di più, perché essendo l'ultima puntata noi la faremo durare come un colossal questa puntata. Allora, abbiamo aperto in musica, continuiamo con il territorio, con l'ambiente, ed è venuto a trovarci il presidente di Lega Ambiente, Circolo, Terra e Pace Valdichiana, Matteo Della Ciana. Grazie di essere qua con noi al Golf Club Valdichiana. Allora, noi ti abbiamo ospitato in questa location fantastica, ma tu ci vieni a raccontare di un'altra location bellissima che da quest'anno, proprio da pochissimi mesi possiamo dire, Lega Ambiente sta gestendo, che è la riserva di Pietraporciana, nel comune di Chianciano, ma che si estende nel comune di Sarteano. Allora, prima di andare a capire come Lega Ambiente, quali sono le attività che sta facendo Lega Ambiente in questa bellissima riserva, capiamo la storia di questa importante appunto riserva del territorio della Val di Chiana. Allora, la riserva di Pietraporciana faceva parte della tenuta alla foce dei Marchesi Origo e diventa un punto nevralgico, strategico della resistenza partigiana dopo il 43, dove i Marchesi concedono l'utilizzo di alcuni poteri ai partigiani. Successivamente fu fatta una battaglia il 27 giugno del 44, durante la quale ci fu una vittoria partigiana, e da lì si partì poi con la liberazione di Chianciano. Quindi nell'immaginario, insomma, locale nostro, Pietraporciana nasce come punto nevralgico della resistenza locale partigiana. Successivamente poi fu donata nell'85 da Iris Origo al comune di Chianciano, sebbene si trovi territorialmente all'interno di quello di Sarteano, e successivamente nel 96, quando sono state istituite le 11 riserve naturali della provincia di Siena, tra cui è ricaduta anche Pietraporciana, a quel punto è nato poi il progetto di un rifugio escursionistico, e quindi di valorizzarla anche dal punto di vista ambientale. Sì, dal punto di vista ambientale. Lega Ambiente già in passato aveva collaborato nella gestione della riserva come affidatario primario, ma poi era stata ridata in subappalto ad altri soggetti, perché noi avevamo una Ollus a quei tempi.
poi ci siamo evoluti in una PS, abbiamo ripartecipato all'ultimo bando che è stato fatto, che è quello di quest'anno, e diciamo che da giugno c'è stata la consegna delle chiavi, abbiamo vinto il bando e per 10 anni abbiamo questa concessione, e quindi avremo modo nel tempo di fare investimenti a lungo termine, insomma, per poter valorizzare ancora di più questa riserva. Diciamo che noi avremo un connubio fisso tra Lega Ambiente e Ampi, proprio perché è un'importante realtà storica, sì, del nostro tant'è territorio. Che il piano terra del rifugio escursionistico è diviso in due, la prima, una parte è dedicata alla foresteria, quindi c'è un piccolo ristorante che gestiamo noi più che altro in maniera volontaria, poi abbiamo una dipendente, ma il grosso del lavoro viene fatto sul volontariato, e l'altra metà del piano terra è dedicato ad aree didattiche e parte museale. Prima di andare a parlare delle varie altre collaborazioni che avete nel territorio, cercando notizie su questa importante realtà, mi è balzato all'occhio una cosa particolare, ovvero un orto sinergico. Che cos'è questo orto sinergico e quali sono le attività che vengono svolte in questo orto particolarissimo? Certo, allora, è un orto di natura prettamente didattica. A cosa serve questo orto? Ci serve per far conoscere un certo tipo di agricoltura che potrebbe essere utilizzata quotidianamente negli orti dei cittadini della zona, però anche un qualcosa che viene poi portato avanti anche da realtà aziendali piccole biologiche. Quali culture vengono fatte? Ortaggi. Tutti, diciamo, piante che poi danno prodotti edibili. Sì, sì. E come funziona un orto sinergico? In pratica prevede la quasi assenza della lavorazione del terreno, viene sostanzialmente creato una sorta di solco, un rialzo nel terreno, quindi dei riporti, se venite a visitarlo vedete proprio queste strisce di terreno riportato, sopra il quale vengono messe delle piante scelte in maniera razionale, in modo tale che non si diano noia all'uno con l'altra, ma anzi possano da sole fare la concimazione del terreno, e quindi è un sistema sinergico proprio perché si unisce le varie sinergie delle piante in modo tale sia sottoterra sull'apparato radicale poter migliorare la qualità del terreno senza impoverirlo, e sulla parte sottoterra piante che non si danno noia in modo tale da evitare anche tipopatie o altro. Quindi è un qualcosa di assolutamente biologico. Cosa nuova, nuovissima, cioè non ce ne sono tanti, diciamo, di questi orti in Val di Chiana. È nuova perché ancora c'è poca cultura in questo senso, quindi noi lo usiamo come appena si arriva, è proprio vicino al rifugio, quindi è un qualcosa che si può vedere, fotografare, facciamo anche dei corsi di formazione, quindi è un qualcosa, proprio una vetrina messa lì per far vedere alle persone che con poco si riesce a sfruttare il meglio della terra senza impoverirla e fare erosione. Quindi, mi dicevi prettamente educativo e didattico, perché Lega Ambiente attualmente o comunque nel corso dell'anno scolastico fa dei progetti con le scuole proprio per educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente, oltre che alle nuove tecniche di agricoltura. Sì. E su Piata Porciana, quindi, ci concentriamo oltre che su argomenti di porto sinergico, affrontiamo anche la questione dell'economia circolare, non solo la differenziata, ma proprio fare in modo che i prodotti non possano essere riutilizzati, e quindi anche quanta energia ci vuole per produrre ad esempio una bottiglia di vetro che può essere utilizzata rispetto a quella di plastica, che la riciclo, ma spreco ancora più energia per poterla riciclare. Quindi anche quello è un aspetto fondamentale che si percepisce nella gestione della riserva. E poi facciamo dei percorsi didattici, abbiamo delle guide ambientali disponibili, e con le scuole facciamo dei progetti a tema, coinvolgendo le scuole di tutto il territorio, non solo di Pianciano, perché comunque Piatra Porciana è sì una riserva che è legata in maniera diretta al comune di Sarpiano e Chianciano, che sono due realtà amministrative che ci stanno aiutando molto, ma poi è un qualcosa che tra le due comuni si sviluppa poi su tutta la Val di Chiana, e quindi anche con i progetti didattici riguarderanno tutto il nostro territorio, quindi dalle scuole del mio infanzia, diciamo, fino
ai licei, insomma, ai superiori. E senti, essendo a contatto con le nuove generazioni, c'è più attenzione all'ambiente rispetto magari ai grandi? Perché attualmente si parla molto di raccolta differenziata, come farla al modo giusto, buttare il vetro con la plastica, insomma. I bambini sono un pochettino più attenti rispetto ai grandi? Allora, i bambini, essendo spugne, prendono subito anche le cattive abitudini delle famiglie, purtroppo. No, però sono poi anche i primi che portano in famiglia le abitudini, le buone abitudini. Non dimentichiamo che noi poi come Lega Ambiente, sempre nel territorio dell'Unione dei Comuni, lavoriamo e puliamo il mondo, quindi le manifestazioni facciamo a settembre con le scuole, quindi lì lavoriamo proprio a livello educativo, pedagogico, con i bambini che poi riporteranno, diciamo, queste abitudini noiose, però necessarie oltre che utili. E diciamo che Pietra Porciana fortunatamente è un'isola a cui approdano veramente tutti, dall'anziano al bambino, molte famiglie e anche tanti ragazzi. Una bella risposta che per ora abbiamo avuto. Dicevo, questa è una gestione che si basa prettamente sul volontariato, che molte persone, ragazzi, ci hanno contattato per poter dare la loro disponibilità, certo, in maniera spontanea per venire a dare una mano, quindi da questo punto di vista, insomma, lasciami sperare. E poi due parole sì, chiave che mi hai detto mentre Zuckerberg ci stava facendo perdere, sì, tempo: chilometro zero, sì, e eco solidare. Sì, allora noi abbiamo deciso, allora facciamo una ristorazione che non è una ristorazione alla cracco, ovviamente, no? Noi siamo più caserecci, essendo un rifugio, siamo volontari. E abbiamo puntato molto sulla qualità dei prodotti, sul chilometro zero, quindi prendiamo prodotti biologici il più possibile da produttori locali, e dove possiamo puntiamo anche all'eco solidale, se non dobbiamo prendere prodotti locali. Ad esempio il caffè, è stata una scelta quella di prendere un caffè eco solidale, proprio perché sul caffè sviluppa poi sempre una questione di sfruttamento del lavoro minorile, e quindi anche su quello, diciamo, c'è un'attenzione che poi chiaramente esternalizziamo, certo, con delle informative ai nostri ospiti, altrimenti non ci sarebbe, diciamo, un ritorno mediatico, educativo, di sensibilizzazione da questo punto di vista. E quindi ecco, questo è, diciamo, sono i nostri valori principali su cui ci basiamo. Allora Matteo, io ti ringrazio di essere venuto qua a trovarci al Golf Club, sicuramente ti ritroveremo in altre manifestazioni, perché Lega Ambiente è molto attiva nel territorio, anche in manifestazioni con varie attività, quindi sicuramente avremo modo di parlare di altre, sicuramente la Val di Chiana sarà anche l'altro rappresentante dell'associazione, ovviamente. E quindi i progetti di ottobre, magari dell'autunno, avremo modo di approfondire, sì, poi ovviamente. Stiamo mettendo la wifi in questi giorni a Pietra Porciana, quindi avremo magari modo di organizzare qualcosa con voi ospitandovi su. Grazie Matteo, rimanete là perché abbiamo ancora una puntata ricchissima, ricchissima. A tra pochissimo. Grazie. In diretta ancora dal Golf Club Val di Chiana, in questa lunghissima diretta che non finirà mai. Il Giardino Val di Chiana non finirà mai, vi accompagnerà fino all'anno prossimo. Ci è venuta a trovare una campionessa. Allora, noi tutto in questa edizione abbiamo dedicato molto spazio allo sport, ai personaggi sportivi che si stanno distinguendo nel nostro territorio, perché comunque lo sport è una bella realtà di valori, non solo di competizione, ma anche anche per le giovani generazioni è bello avere uno spirito di competizione. E ci è venuta a trovare Chiara Sacco. Chiara Sacco è, mi viene, cioè, ho quasi paura a presentarla dai tanti titoli e dalle tante medaglie che ci ha portato qua al Golf Club. Chiara Sacco è canottiera italiana che detiene 3 record italiani e 3 record del mondo. Attualmente ha vinto una medaglia d'oro all'Euro Master Regatta di Monaco, quindi è proprio fresca fresca di vittoria. Allora Chiara, grazie di essere venuta qua. Subito una domanda a bruciapelo che mi hai corretto mentre Zuckerberg ci faceva allungare questa diretta. Canottiera, io avevo segnato canoista. Che differenza c'è e perché mi hai bloccato subito?
Allora, in realtà siamo cugini di sport, perché entrambi gli sport si svolgono in acqua, soltanto che ci differenziano sia nel tipo di imbarcazione che il tipo di percorso che, e i metri che compiamo durante, durante la gara. Diciamo, l'imbarcazione da canottaggio è un'imbarcazione più lunga dove si utilizzano tutti i muscoli del corpo, mentre nella canoa si utilizza principalmente la parte superiore del corpo. Nel canottaggio andiamo all'indietro, quindi diciamo il traguardo alle nostre spalle, nella canoa il traguardo è di fronte a noi. Ecco, quindi insomma delle differenze belle sostanziali. Diciamo che la cosa che ci accomuna è che abbiamo remi, barca e acqua. E ci muoviamo in linea retta. Allora Chiara, tanti titoli, poi dopo andiamo a vedere un po' più da vicino le tue tante medaglie che ci hai portato. Come nasce la tua passione per questo sport e soprattutto quanti sacrifici, perché comunque per una donna fare uno sport così impegnativo non è da tutti. Allora, la passione per questo sport nasce in un modo molto strano. Io ero una bimba molto sportiva da piccola, però ero in carne, diciamo obesa, e tutti mi prendevano in giro, quindi ho fatto tutti gli sport possibili e immaginabili, fino al giorno 17 luglio 1994, che ancora me lo ricordo, quando iniziai questa avventura con dei ragazzini di Chiusi, e dicemmo perché non proviamo questo sport? Se ne parlava molto a Chiusi. E iniziai e in 3 mesi persi 20 kg. Mamma mia! Ma la vittoria maggiore non fu questa, fu quella che praticamente acquisii una fiducia in me stessa e che cominciai, non che non avevo. Ecco, quando si parla appunto di valori dello sport, è anche questo, perché lo sport ti dà quella forza di reagire al di là della competizione, al di là di tutto quello che può comportare, anche la forza interiore di tirarla mentale fuori. E anche di credere in noi stessi. Di credere in voi stessi. E tu hai creduto talmente tanto che questo sport ti ha portato ad avere grandi successi. Ripercorriamoli, raccontaci un po' di queste tue medaglie che ci hai portato e se c'è una gara a cui sei maggiormente legata. Non mi dire quella che hai appena vinto, perché quella sarà la domanda successiva. Allora, diciamo che la gara alla quale sono più legata è quella di quando ero piccola, quindi categoria ragazzi, avevo 15-16 anni e praticamente conquistai, a sorpresa anche del mio allenatore Fabio Spadea, che lo nomino perché è una grandissima persona, e conquistai senza, cioè facendo una sorpresa anche a lui, questa medaglia di bronzo al photo finish al campionato italiano ragazzi, e da lì iniziò il mio percorso anche con la nazionale di canottaggio. Ho partecipato a diversi raduni e 2 anni dopo ho vinto anche la selezione per i mondiali, e purtroppo lì si interruppe il mio percorso agonistico perché morì mio padre nel agosto del 2001. E è come un amore quando finisce, praticamente sono stata lontana dai remi per 11 anni. Si è rotto qualcosa. Cavolo, sì. 11 anni? Sì. Tantissimo. Sì. Poi è subentrato anche il lavoro, poi è subentrato anche qualche problemino familiare, sempre di salute purtroppo. E nel 2011 mi sono riavvicinata a questa attività che mi mancava tantissimo. Non mi sono mai fermata in questi 11 anni, naturalmente. Ho fatto altri sport, però mai l'amore è stato grande come il canottaggio. Nel 2011, per scherzo, ricominciai e arrivai seconda campione italiana indoor, dietro una ragazza che era in nazionale. E quindi da lì è ripartito ancora di più, soprattutto per dimostrare a me stessa che questo sport mi appartiene. E la medaglia più bella forse è quella. Perché la rinascita, possiamo chiamarla, sì, la medaglia della rinascita. La medaglia della rinascita che ti ha portato a vincere l'oro della settimana scorsa a Monaco. Sì. Sì, sì, sì. Che emozione è stata quando hai visto Chiara Sacco, possiamo dire campionessa europea? Sì, è stata un'emozione fortissima. Ho fatto un equipaggio con una ragazza che per me è come una sorella, anche se abitiamo lontane diversi chilometri. Lei a breve si trasferirà a Abu Dhabi. Quando saliamo in barca insieme siamo una persona sola. È una cosa molto difficile. Non allenandosi sempre insieme, perché il doppio è una barca che va forte soltanto se c'è affinità e se si diventa una cosa sola. Quindi è stata un'emozione fortissima. Senti, tu insegni anche ai bambini. Sì. Insegni ai bambini questo particolarissimo sport.
come ti vedevi da piccola? Se vedevi in te già una persona che potevi fare questo sport e soprattutto ti rivedi nei bambini a cui insegni? Allora, sì e no. Diciamo, io ero, mi vedo un po' diversa rispetto a loro perché già da piccola forse ero meno spensierata, passatemi il termine. Ero più già orientata agli obiettivi che volevo raggiungere e avevo bene in testa quello che volevo. I ragazzi di oggi li vedo molto promettenti, con delle caratteristiche anche atletiche importanti, però meno concentrati e meno motivati, forse purtroppo perché accerchiati da molte altre cose. Sì, diciamo che c'è un bombardamento di interesse a tutte le parti e quindi cala un po' il desiderio di raggiungere certi traguardi. Fortunatamente non è così per tutti e quindi... Ci sono anche quelli che promettono bene. Ce ne sono, diciamo. Sì. Duro allenamento e forza d'animo soprattutto ci vuole per arrivare ai tuoi livelli. A chi dedichi le tue vittorie? E soprattutto, visto che comunque hai detto che ci sono stati 11 anni di stop, chi è che ti dà la forza di andare avanti, di essere combattiva durante le competizioni? Allora, principalmente io dedico sempre le mie vittorie a mio padre, che mi segue sempre da lassù. E poi anche a mia mamma, perché anche lei purtroppo non sta molto bene di salute e è sempre con me. Quindi li dedico a loro due, principalmente. Senti, tu mi dicevi che nel tuo equipaggio come si crea quell'empatia con l'altra persona che ti sta accanto? Come riuscite a comunicarvi nell'enfasi di una gara? Beh, penso che principalmente dobbiamo essere simili caratterialmente e con Violante, che la cito perché, come diceva una mia grandissima amica, c'è un'affinità che va al di là dell'imbarcazione, quindi la reputo parte di me. E questo si trasforma nella gara in vittoria, perché poi quando diventi una cosa sola col tuo compagno di barca il risultato poi arriva. Senti, e adesso? Ecco, adesso sono appena tornata da Monaco. Domani, ci godiamo la vittoria. Sì, ci godiamo fino a un certo punto, perché domani faccio una mattata in bicicletta. Già, giusto, perché lei, signori telespettatori e social spettatori, vi devo dire che lei è stata una mia maestra di spinning. È stata una mia maestra di spinning. Ora voi direte, questa ne fa tanti di sport. Sì, diciamo che sono un po' un jolly dello sport io. Perché tu vai anche in bicicletta. Sì. E come si coniuga col canottaggio? Diciamo che vanno a braccetto, perché è lo stesso movimento dei gruppi muscolari delle gambe, soltanto che nel canottaggio spingono insieme e nella bicicletta sempre insieme ma alternati, quindi la spinta è la stessa. Magari allora tra una pedalata e un'altra potremmo fare anche una partita a golf. Hai mai giocato a golf? No, però mi piacerebbe. Secondo me ti aiuta a rilassarti prima di una bella competizione? Secondo me sì, potrebbe aiutarmi. Quindi, dicevamo, prossime gare? Allora, prossime gare, campionato italiano di tipo regolamentare, che è su imbarcazioni propedeutiche per il mare. E poi il coastal rowing, che è una disciplina del canottaggio, sempre campionato italiano, è una disciplina del canottaggio che tra qualche anno vedremo anche alle Olimpiadi. Si tratta di un'imbarcazione che ha le caratteristiche di una imbarcazione di una barca a vela e le regole della gara sono le stesse della barca a vela. Ci sono quelle boe che cadono in partenza ogni minuto, poi la partenza e le virate di boa intorno a boe fisse su un percorso di circa 6.000 metri. Bello tosto. Bello. Allora, però io volevo, regia, mi dovete aiutare perché Chiara Sacco, nonostante questo sport, ha delle scarpe bellissime. Ha delle scarpe bellissime, quindi complimenti. Se la canoa fa questo, lo posso fare anch'io, visto che io ho semplicemente dei sandalini, quindi ragazzi, non fate commenti sulle scarpe. È un'altra fissa che ho oltre al canottaggio. Sì, ti seguo, scarpe e canottaggio. Perché mi piacerebbe sottolineare che la femminilità, giustamente, perché anche se uno fa sport non si perde. La mia domanda era, nonostante lo sport, nonostante questo sport possiamo dire anche un po' maschile, possiamo dire così. Fino a qualche anno fa sì, adesso c'è molte donne che praticano questo sport, è comunque femminilità. Sì. Allora,
facciamo anche gli auguri a Chiara, perché oggi è anche il suo compleanno, quindi veramente ci ha fatto un regalo bellissimo a venire qua in diretta, l'abbiamo sottratta ai suoi festeggiamenti. Chiara, noi ti ringraziamo, grazie a voi. Grazie di averci portato tutte queste bellissime medaglie e per averci raccontato la tua storia, perché diciamo che era un po' che ti corteggiavo per le interviste, ma non ci siamo tra gare e tutto, non ci siamo mai riuscite ad incastrare. Grazie veramente di essere venuta qua. Grazie a voi, è stato un piacere. Noi torniamo tra pochissimo per l'ultimo blocco di trasmissione, ragazzi, ultimissimo blocco, a tra pochissimo. Grazie. 5, 4, silenzio. Tanto iniziano loro, eh. Siamo arrivati alla fine e noi vogliamo stemperare i nostri animi tristi con loro, Igor Abbas, Chiara Pascucci e Luca Bernetti. Grazie, lo scopriremo solo vivendo. Allora ragazzi, grazie di essere venuti qua ospiti nell'ultimo blocco dell'ultima puntata dell'ultima edizione di Giardino Val di Chiana. Se poi ritorneremo il prossimo anno, lo scopriremo solo vivendo, non si sa. Allora Igor, grandissimo ritorno, arrichestissima. Chiara e Luca, Luca l'abbiamo visto già nelle nostre interviste sulla Val di Chiana per The Brick Blue House. Chiara, buonasera. New entry, new ultima entry. Arrivata, vista, presa e intervistata. Allora ragazzi, voi siete un gruppo da poco, nato da pochissimo. Come vi siete uniti? Allora, io ho conosciuto Igor grazie al nostro Alessio Bannini. Alessio Bannini, il fautore, il fautore della Val di Chiana. Perché Alessio mi ha proposto di cantare per la sua presentazione del suo libro e accompagnarlo
accompagnata da Igor Abbas e quindi l'ho conosciuto in questa occasione, e Luca dopo, grazie a Igor. Quindi possiamo dire che siete nati così. Esatto. Igor, quindi sei un po' tu il fautore di questa cosa, di questo gruppo. Mi date questa responsabilità, sì, eh? Dai, lo sai che hai nella Valdichiana sempre. Hai sempre responsabilità. Ho sempre responsabilità. E diciamo di sì, perché vabbè, lei è brava, talentuosa, capito? Poi qui c'ho il mio bassman di fiducia. Sì, sì, lui è una mia estensione. Non posso fare a meno di quest'uomo alle 4/5 corde. Sì, sì, litighiamo anche per questo spesso. Arrivi da un genere blues, no? Come ti trovi a collaborare con loro? In realtà io ho fatto... Lui era mio già da prima. Aspetta. Zuckerberg oggi ci sta dando... Praticamente in realtà io e Bruce ci sono arrivato successivamente, perché noi prima suonavamo già con Igor, Gianluca Meconcelli e Jessica Caldari, quindi la genesi del nostro rapporto in realtà già prima, ma insomma proviene da Justice Games in realtà, dai King addirittura, quindi ecco, è stato un giro doppio, quindi io vengo dal funk e dal rock, poi sono arrivato nel blues e questa è stata sempre una costante, quindi... Vengo già da un genere che non era blues, ci sono arrivato successivamente, quindi noi ci conosciamo da almeno 6 gruppi indietro. Rimango su di te, ci hai già un po' raccontato la tua carriera musicale, possiamo dire così. Come hai iniziato? Qual è stato il primo strumento che hai suonato? Perché hai deciso di avvicinarti al mondo della musica? Allora, ho cominciato in realtà dalla musica classica, perché ho suonato il violino 5 anni, ho suonato in orchestra all'Istituto di Musica Montepulciano. Semplicemente mi sono avvicinato un bel giorno, i miei genitori mi portarono in studio di musica e dissero: scegli uno strumento. Ovviamente ero un patito della batteria, così. Ovviamente al terzo piano in condominio la batteria non si poteva suonare, e quindi, a parte scherzi, mi appassionai al violino, l'ho suonato per anni. Poi quando sono arrivato al liceo mi sono spostato sull'elettrico, avevo il mio fratello suonava il basso elettrico, un bel giorno mi ha detto provare un attimo, e da lì avevo 16 anni, quindi sono 18 anni. 18 anni che suoni. Mentre Chiara, abbiamo qua una bellissima voce, possiamo dire una sorpresa per tutti. Igor, tu che sei un intenditore di voci, una sorpresa per tutti è stata questa voce, giusto? Sì, perché me ne parlavano già da prima, mi parlavano molto di Chiara, insomma. Era molto chiacchierata. E poi insomma abbiamo avuto la fortuna di presentare il libro di Alessio insieme. E che voce è? È una Genis esplosiva, molto rock, sì, è un vulcano, quindi ci sta. Chiara, come hai iniziato a cantare, a che età hai iniziato e quali sono stati i tuoi studi? Perché tu mi hai raccontato che c'è tanto studio dietro questa bellissima voce. Io non ho iniziato con la musica, mi sono approcciata non subito con il canto, ma con il flauto traverso. Alle medie ho fatto 3 anni di flauto traverso, perché ho scelto l'indirizzo musicale, e quando ho finito le medie c'era mio nonno, molto conosciuto, un personaggio molto conosciuto a Montepulciano, perché lui era il tuttofare dell'Istituto di Musica, Marcello Rosignoli, Marcellino, e da lì io mi sono avvicinata tantissimo alla musica, perché è stata un po' la sua trasmissione, no? E quando gli ho detto nonno faccio flauto traverso, lui no, davvero, contentissimo. E quando mi disse nonno però voglio lasciare flauto perché il mio sogno è cantare, e lui mi disse mi dispiace che lo lasci, però quando mi vide a lezione così presa, così contenta, lui era la persona più felice del mondo, e sentirmi cantare, sentirmi fare lezioni, gorgheggi, lui era felicissimo, e questa cosa lo faccio un po' anche per lui, nel senso che quando canto c'è sempre, lo sento, no? Un po' come un angelo custode, tra virgolette, e questa cosa secondo me è stupenda, meravigliosa, e diciamo che mi sono avvicinata sia per la scuola che per il fatto che mio nonno mi ha sempre tanto spronato a fare musica, quindi è stata sia la scuola che il nonno a farmi avvicinare al mondo della musica. Poi ho fatto canto 7 anni bellissimi, lunghissimi, all'Istituto di Musica di Montepulciano,
con il mio grandissimo maestro Stefano Giannotti. E dopodiché ho lasciato per motivi miei, però non ho mai lasciato, nel senso che canto sempre grazie anche a Igor e a Luca, che mi permettono di fare serate insieme a loro, bellissime serate, bellissime presentazioni di libri e niente. Igor, noi ci siamo già, abbiamo già puoi passarmi il microfono? Grazie. Noi abbiamo già parlato un po' come nasci tu come artista, no? In una delle nostre scorse puntate. Mettendo insieme questi elementi possiamo dire che è un esperimento. Sì. A te comunque ti piace molto sperimentare. Sempre. C'è un esperimento che ti frulla in testa ma che ancora non hai fatto ma che vorresti fare a breve? Ma devo dire che ce ne sono veramente diversi. Io ogni volta scrivo dei messaggi e propongo le cose più assurde. Quindi cioè, dipende come alzo la mattina, qualche volta addirittura rifare anche le canzoni. Con loro abbiamo fatto anche i pezzi di Speranza 90, li abbiamo riportati. Non credo, l'abbiamo sentito. Abbiamo fatto diverse cose, insomma, carine. L'obiettivo è riportarmi un rock, insomma, ritornare al rock. Ecco, su che genere di musica si spazia il vostro gruppo? Più che altro rock, anche trasformato in acustico, insomma, con una voce così devi bussare forte. È inutile, non puoi stare a fare troppo il dolcettoso. Certo. E tu come ti trovi a cantare, a suonare, scusa, con una voce così possente? Perché comunque sia The Blue Cube House è un altro genere di musica, quindi sì, trovare sì. Ad accompagnare una voce così... Allora, diciamo che vengo da una palestra dei Jesse's Games per cui ti guardi e fai, te la sintetizzo così, siamo abituati a... qualunque cosa possa succedere durante una serata, qualunque tipo di arrangiamento, prendiamo un pezzo, lo modifichiamo in mille modi diversi. La The Big Blue House è una cosa un po' diversa, per cui abbiamo fatto due dischi, sono due dischi inediti, per cui li proviamo, li arrangiamo, quindi ci lavoriamo molto. Il progetto con Chiara è uno dei vari progetti che abbiamo con Igor, per cui è uno dei vari progetti che abbiamo con Igor, per cui diciamo così, andiamo molto a braccio, cioè ci piace molto improvvisare. Quando abbiamo una voce potente, scusate, come Chiara, ci permette di andare molto sul rock, quindi magari di fare anche pezzi che non nascerebbero rock o un po' più duri, ci piace dargli un po' di potenza, sintetizziamola così. Sì, esatto, sì. La voce della Chiara con un modo di suonare come il mio e quello di Igor si sposa benissimo, perché è una voce molto potente e lui lo sa, insomma, noi sul groove ci divertiamo tantissimo. No, rimango su di te perché ti devo fare una domanda tua personale. Sì, mi sembrava aver visto passare. Una tua domanda personale. In realtà, questa è la passione, non è solo tua. Ale, ci si vede dopo. Ce l'ho anche io la passione per questi uomini, per questi folletti. Allora, dovete sapere che Luca ha una passione particolare per i folletti della natura, che non è tecnico anche, perché ce l'ho anche io questi folletti e non so dove collocarli in casa, perché danno noia. Se un giorno mi avessero chiesto, ti troverai con un microfono in mano a spiegare cosa sono i folletti, non ci avrei mai creduto. Questo video avrà n.000 visualizzazioni praticamente. Allora, tutto nasce dall'avere amici, ora certe cose non si possono dire, avere amici un po' pittoreschi, molto attenti a troppe cose. Quindi io stupidamente ho pensato di vendere dei vecchi folletti stringo che mi avevo regalato proprio loro, quindi, ma si parla di anni e anni fa, ce l'avevano in casa, ho detto vabbè, li metto sul mercatino su Facebook. Peccato che loro sono talmente astuti che sono andati a beccare e da lì è partita tipo una sequela, siamo tipo non so, 80 commenti o qualcosa del genere. Tant'è che concludo qui dicendo che anche una persona che ha un bar a Sartano ha chiamato, ha detto una persona che gestisce un bar a Sartiano ha detto bellissimo, mi sto divertendo, quindi è diventata una serie di che racconteremo, esatto, magari esatto, una serie televisiva, esatto. Raccon-
racconteremo con la Valdichiana progetti, prima di cantare progetti con questo gruppo, se ci sono in ballo serate, se ci sono in ballo cose. Ma guarda, l'estate, diciamo che noi abbiamo avuto un'estate abbastanza piena, quindi tra Big Blue House, Justice Games, tutti i vari progetti, quindi sono entrate tantissime date. Però insomma ci stiamo lavorando per avere, perché comunque ci divertiamo, si sta bene insieme, si suona bene, quindi insieme intendo, e quindi ci fa piacere, lavoreremo diciamo più per l'inverno, perché l'estate sono entrati per noi dei, come si dice, degli appuntamenti che sono abbastanza fissi tutti gli anni. Quindi siamo fidelizzati su alcuni posti, con alcuni progetti ti danno già le cose fatte. Luca sta girando diversi festival con The Big Blue House, quindi diciamo che abbiamo, sì, la carne c'è tanta al fuoco, capito? Però non mancheremo, insomma, di fissare altre cose e di continuare a lavorare insieme. Chiara, ti passo il microfono perché ci canterai un altro brano, sì. Ma una brevissima domanda. Il pubblico cosa pensa? Hai già avuto modo di avere qualche commento? Sì, ho avuto la fortuna che molte critiche sono state sempre molto costruttive, ho apprezzato tantissimo perché mi hanno saputo dare un sacco di consigli. Altre sono quei personaggi che io chiamo fenomeni, sinceramente, perché non posso dargli altro nome, però lasciamo correre. Commenti positivi e negativi. A voi la scena musicale. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school. Finale. Sì. Vi abbiamo voluto per l'ultima puntata perché è stata veramente un'edizione fantastica e dovevamo chiudere con il botto. E voi ci avete dato il botto. Allora io a questo punto chiamo tutta la mia redazione, tutti i nostri registi, chiamo Marta Parri! Marta Parri che mi ha sostituito in maniera fantastica durante la mia assenza, Alessia Zuccarello, l'amministratrice Chiara Banini, Manuel Cavarco che dai vieni in qualche modo, vieni, Francesco Paterni è andato via, Tommaso Ghezzi che non si sa dove è in questo momento, salutiamo anche Claudia che ha aiutato in maniera egregia Francesco Paterni in queste sette dirette. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati per averci seguito in tantissimi, per aver seguito le mie lezioni di golf, spero di avervi dato qualche consiglio utile per venire qua al Golf Club Valdichiana. Ringraziamo il maestro Riccardo che ovviamente è ancora in giro per i campi da golf, ringraziamo Andrea Guerrini che ci ha permesso di andare in diretta qua da questo bellissimo da questa bellissima location. Mi stanno facendo nonostante siano le mie spalle, mi stanno facendo chiudi, io chiudo con una lacrimuccia, perché forse l'anno prossimo torneremo, forse non torneremo, sicuramente voi dovete continuare a seguire la Valdichiana, essere sempre connessi con noi perché noi vi raccontiamo il territorio. Grazie a tutti!